Ciao, sono William Bisacchi di blog Bisacchi.it e in questo video ti voglio raccontare questa bellissima villa che abbiamo fatto a Cesena con i fissi moderni, di una complessità e di una bellezza unica. Infatti in questa villa che puoi vedere nelle immagini abbiamo dovuto dare sfogo a tutta la nostra esperienza, a tutto il sistema Bisacchi, la consulenza, la progettazione, perché le richieste erano veramente elevate. C'era un progettista molto molto bravo, Francesco Verna di Reverbera Studio e Michela Monduzzi, la sua collega, e anche il cliente era veramente esigente. Quindi gli occorrevano degli infissi che si andassero a integrare in questa architettura molto moderna, completamente a scomparsa, anche tutte le vetrate di grandi dimensioni si doveva vedere solamente vetro, dovevano essere tutti blendati, dovevano avere una prestazione termica incredibile, dovevano fare una scala che diventasse un complemento d'arredo mai vista prima. Tutte le cancellate, essendo in un centro abitato, dovevano essere non troppo invasive alla vista, ma dovevano schermarsi per poter consentire un po' di privacy ai clienti, insomma. E poi c'era anche la domotica da applicare ai serramenti, c'era da divertirsi, insomma. È stato un progetto non facile, ma alla fine siamo riusciti a trovare tutte le soluzioni che adesso ti andrò a raccontare in questo video. Per iniziare, le grandi vetrate scorrevoli è una delle caratteristiche più importanti di questa villa. Siamo riusciti a trovare una soluzione per poterle fare completamente vetrate, quindi io vedo solamente del vetro e anche senza nessun inciampo a pavimento, perché non avere barriere architettoniche era una richiesta del progettista e del cliente. Quindi qui si vede proprio fuoriuscire il vetro dal pavimento e una volta che si apre l'anta non rimane nessuna barriera, c'è tutto un unico piano, come puoi vedere nell'immagine, che rende talmente bene l'idea che non c'è bisogno che continui a spiegare. Queste vetrate, oltre ad essere così belle, sono anche molto sicure, montano un vetro blindato, montano un vetro termico con prestazioni energetiche molto elevate, perché in quella situazione lì la parete in muratura praticamente non c'era e tutta la parete era fatta di vetro, quindi diversi vetri di muro che non c'erano e c'era solamente vetro. Poi nelle aperture battenti abbiamo fatto un record praticamente di dimensioni delle porte finestre alte 3 metri da terra a soffitto e larghe 1,20 m ad anta intera, anche queste con prestazioni di sicurezza e di isolamento termico molto elevate e con cerniera scomparsa, quindi completamente a scomparsa. Poi abbiamo un quadro, veramente un quadro, nella zona della scala, dove sembra un vetro fisso, ma in realtà è un vetro apribile, motorizzato e blendato, che si apre verso l'esterno con un comando domotico, come tutta la casa è dotata di domotica, e in quella zona lì c'è un'altra opera d'arte che è la scala realizzata in acciaio, dove l'architetto Francesco Verna ci ha realizzato un mock-up stampato con la stampante 3D, e dove noi, sudando 7 camicie, siamo riusciti a trovare un modo per poter fare questa scala che risultasse molto leggera e bellissima, come puoi vedere dalle foto, ma che non vibrasse, perché una delle cose fondamentali che il cliente ci ha detto: non mi interessa quello che costa, mi interessa che quando vado sopra non devo sentire vibrazioni. E questo era un problema, perché molte aziende alle quali si sono rivolte non hanno trovato la soluzione a questa esigenza. Poi un'altra cosa bella di questa casa è appunto la recinzione e i cancelli, che sono su disegno dell'architetto Francesco Verna e Michela Monduzzi, dove praticamente si ottengono con due elementi verticali sia la privacy, ma rimane la leggerezza, non c'è la pesantezza di avere un muro che ti blocca troppo la visuale. È una cancellata che ha richiesto uno sforzo artigianale non da poco, e mi piace scherzando dire è una cancellata che pesa una tonnellata al metro, perché cioè sembra veramente un carro armato e non una cancellata, ma rimane molto leggera. Veramente Francesco Verna è stato molto bravo a disegnare questi dettagli. Poi abbiamo realizzato tutte le porte interne a raso muro, e lì ci è avuto un po' di mesi, senza scherzare, a trovare l'esatta finitura, l'esatto tipo di colore che Michela Monduzzi voleva per quelle porte. Alla fine siamo riusciti, anche quel risultato è stato molto apprezzato. E poi c'era anche la porta d'ingresso con apertura a bilico, che si doveva andare a integrare con la boiserie di tutta la parete dell'ingresso, quindi andava praticamente a scomparsa anche nella zona dove c'era l'ingresso del garage. Anche quella è una parte della casa molto molto bella.
E direi che il risultato lo puoi vedere tranquillamente dalle foto. L'ultimo ti voglio dire che quando siamo andati a fare le foto, il cliente ci ha detto che è rimasto molto contento. Dei suoi amici che sono andati a trovarlo hanno già chiesto i nostri riferimenti perché gli è piaciuto molto quello che hanno visto. È una villa che ti lascia veramente a bocca aperta se hai la possibilità e l'onore di poterla visitare. Per noi è stato un grande piacere poter fare questo tipo di lavoro. Se ti è piaciuto, metti mi piace su questo video e se vuoi puoi leggere anche la recensione del nostro cliente che per ovvi motivi di privacy abbiamo cancellato il nome e il cognome, però la puoi leggere o nell'articolo o qui di fianco nel video. Non ti dimenticare di seguire il canale e di attivare le notifiche. Ciao e al prossimo video.